Ok, allora benvenuti. Quindi siamo di nuovo qui nella stanza. Usate pure la chat di Zoom. Vi ricordate che quando siete in questa stanza dovete ricordarvi, insomma, se volete per aiutarvi, mettete G. Che vuol dire per volare, che riduce anche un pochino il lag e compare il fly mode enabled. Allora, l'idea di stasera è di fare un po' di esercizi tutti insieme per vedere come scaricare delle immagini e di metterle in una parete. Allora, la parete in questo caso di questa stanza e il G dovete fare proprio cliccare G, no? Cioè G in modo tale che compaia fly mode disabled. Non cliccare sulla chat per ottenere il G, no? Perché se no non si vola. Se no potete fare sulla chat e poi premere la barra e poi fly alternativamente e si ottiene lo stesso modo, la barretta, quella che sta sopra il 7. Quindi in modo tale che vi compaia fly mode enabled. Mi confermate che avete tutto il fly mode enabled? Anzi, prima di tutto, come esercizio, facciamo. Ecco, anche Giovanna ha scritto G lì, quindi vuol dire che avevi il cursore sopra la chat, mentre invece l'idea è quella di non scriverlo in chat, ma proprio scriverlo normalmente. Perfetto. Allora, facciamo solo una piccola cosa. Primo esercizio, soprattutto per i nuovi. Una volta che avete il G, potete volare in giro, quindi facciamo un piccolo esperimento di volo, quindi seguitemi col mouse e cercate di fare tutto il giro dell'ambientazione di Michelangelo. Piccolo giochino. Okay? Vedete come faccio io? Praticamente mi muovo e poi faccio tutto il giro e mi esploro. Dunque, due waiting, sì, perfetto, scusate, admit all. Annalisa di Pierro. Ok, chiedo scusa, non avevo visto che c'erano due persone in wait. Ok. Sì. Siete tutti in Zoom. Allora, io continuo a fare questa cosa, piccolissimo giochino che stavo preparando, che era semplicemente quello di farvi vedere premendo G mentre siete qua, quindi premendo G avete fly mode enabled e poi cercate di volare. Tra l'altro, una cosa, non so se lo sapete, è che quando si vola, se si preme contestualmente anche lo shift, si vola più veloce, quindi si ha praticamente un acceleratore, quindi W o anche freccia. E poi so che il W è più facile perché con la destra si tocca il mouse, no? E con la sinistra praticamente si può toccare il W e col pollice lo shift che fa andare più veloce. Ok, quindi è tutto chiaro questo primo volo, diciamo, forse l'abbiamo anche visto la volta scorsa, ma con il G praticamente si passano attraverso gli ostacoli, ma adesso ve l'ho fatto fare perché soprattutto riduce il lag il fatto di usare il G. Ora, quello che vi chiederei, facciamo subito un pezzo di, diciamo, laboratorio. Che consiste nel fatto, cioè, ognuno di voi vi chiedo di mettervi innanzitutto vicino a un pezzo di muro libero. Quindi, per esempio, io mi metto qua. E poi l'obiettivo è quello di farvi mettere un pannello con una vostra foto, una foto che scaricate, da internet o che avete sul vostro computer. Se la cercate su internet. Se la cercate su internet, basta che andiate su Google Image, quindi andate in google.com e poi cercate ad esempio un'immagine di, vabbè, io cerco, ecco, facciamo così, cercate un'immagine della vostra città.
Io cerco Torino e quindi cerco un'immagine di Torino, andiamo in immagini e qui c'è la mole. Quindi ho la mole. Col visore non si può volare? Non so, devo provarci ancora un secondino, ma dovrebbe poter essere possibile. Prendete la foto che vi interessa. Della foto, la cosa più semplice è prendere l'indirizzo, copia l'indirizzo dell'immagine. E poi, mentre siete qua, mentre siete qui di fronte, mettetevi proprio di fronte al vostro pezzo di muro e sulla chat mettete l'indirizzo che avete appena copiato e poi premete come si chiama? La bacchetta magica. E a questo punto viene visualizzata automaticamente una foto, la foto del vostro che avete scelto. No, devi premere la cosina in basso, non invio, devi premere proprio la bacchetta magica. Pronto? Dovete cliccare sulla bacchetta magica. Gianni, ma è già cominciato, no? Non lo so, io non sento nessuno. Sì, è cominciato e siamo in Zoom. In Zoom? Come si chiama? Dovete cliccare su... Allora... Dovete cliccare su http://isll.org/zoom. Questo valeva anche le volte scorse. Anche. Ma più zoom è quello normale? No, dovete... Scusa, mi tolgo metto anche il microfono qua. Ho messo lo stesso link che c'era la volta scorsa. Buonasera a tutti. Sì, buonasera. Se dovete dire qualcosa, a meno che di altre cose, meglio che scrivete nella chat di Zoom. Io adesso vi zittisco tutti, anche qua sul... in modo tale da avere meno fastidio possibile. Allora, la foto... Allora, dicevo a tutti quindi di trovarvi un angolo di muro, di mettervi proprio di fronte al muro e poi di individuare una foto da internet, quindi una foto della vostra città, dicevo, e per ottenere la foto della vostra città basta che andiate su, cercate, ad esempio se io volessi una foto di Milano, cerco Milano, immagini, e poi prendo questa foto. Della foto prendo, faccio tasto destro, prendo l'indirizzo dell'immagine. Adesso questa forse non viene perché è una foto un po' strana. Facciamo copia l'indirizzo dell'immagine e poi quando sono sul qui in Mozilla Hubs. Allora, se sentite l'eco vuol dire che state sentendo delle altre persone. In questo momento devo esserci solo io che parlo e lo vedo. Mi sentite male tutti? Ah sì, perché c'è l'eco in Ubs. L'ho fatto prima perché se no non mi sentivano. Ok, adesso quindi dovreste sentirmi normale.
Non riesco a vedervi singolarmente, ma la... dunque, non riesco a capire, cioè, se mi dite, se vedi la tua foto, io non so dove sei, quindi mi è difficile capire. Sì, beh, la prima cosa che dovete fare è farla apparire, poi ho visto... comunque per ingrandire, per chi mi chiedeva, basta andare sul mouse e premere lo spazio e poi premere sulla doppia freccia e a questo punto si trascina e si ingrandisce la foto, quello che volete, e eventualmente l'alzate. Ok, sto vedendo che alcuni di voi stanno scrivendo in chat il nome della foto, che è giusto, ma poi non dovete scriverlo in... non dovete battere in via, ma dovete scrivere l'indirizzo, come sto facendo adesso, che c'è questa foto di Milano, e poi premere la bacchetta magica, quindi create, qui. Quindi premendo la bacchetta magica compare questo simbolo, che vedete da me, e vedete che compare la foto. Quindi in questo momento io ho messo due foto. Poi, per collocare la foto, dovete praticamente... potete semplicemente muovermi con il click sulla foto in modo tale da poterla spostare. Ve la spostate con voi, quindi la potete mettere col tasto destro, mi muovo in un altro posto e poi mi muovo verso il muro. E poi, essendo perpendicolare al muro, io posso mettere la foto più o meno sul muro. Se vado troppo oltre, no, non c'è una scorciatoia per metterla dritta, purtroppo. Però una volta che l'avete messa sul muro, se siete più o meno dritti e l'avete fatta davanti a voi, dovrebbe essere abbastanza allineata. E poi, come dicevo prima a Eva, andate col mouse sopra la foto, premete la barra, e poi andate sulla doppia freccia e la trascinate in modo tale da ingrandirla e la trascinate tante volte quanto necessario. È difficilissimo posizionare gli oggetti in Mozilla. Infatti, la cosa che poi nei laboratori che faremo successivamente con Giovanna e Maria, mi sembrano, vedrete come fare questo posizionamento con Spock. Con Spock è un sistema che stasera non vedremo tanto, ma si può fare. Comunque, per metterla dritta, cioè se è storta, c'è un altro piccolo dritta, e cioè praticamente premete sempre la barra, e poi se è girata male, vedete che qui c'è un simbolo di giro, cliccate quel simbolo e poi se andate praticamente a sinistra o a destra, l'immagine ruota nella direzione in cui state girando. Tra l'altro mi sembra che se premete anche il control o lo shift, ecco lo shift, l'immagine si muove in maniera regolare. Altrimenti si muove un po' a scatti. Però l'idea degli scatti in realtà probabilmente è proprio per poterla mettere più dritta possibile. Allora io adesso, però facendolo in Mozilla qua dentro, il risultato è sempre un pochino, diciamo, approssimativo. L'ho già visto, quindi è un po' un... Quindi adesso la cosa che vi chiederei è di... con un po' di pazienza, non dico proprio dritta, ma in qualche modo riuscite a metterla. Se l'avete troppo lontana da voi, potete cliccarla e poi con S praticamente la trascinate, quindi ve la portate indietro oppure la portate avanti con W. Tra parentesi, adesso il muro è tondo, e quindi è un pochino più difficile. Però se il muro fosse dritto sarebbe un filo più facile. Ok?
Quindi mettete l'immagine in un modo tale che più o meno vi piaccia. Vediamo un po', faccio un po' un giretto. Laurentichi, anche per te stessa cosa, quando metti la foto devi premere sulla bacchetta magica. Ok, io vedo le cose. Ecco, vi chiederei, quando avete messo la foto, l'avete messa grande, quello che vi piace, se l'avete persa, pazienza, mettetene un'altra. Poi tanto, se non la pinnate la foto, sparisce non appena uscite dalla stanza. Quindi potete anche metterne più di una, tanto vale solo quella che avete pinnato. Quindi se voi volete fare in modo tale che la foto rimanga, fate il pin della foto, che vuol dire con la barra spaziatrice si preme pin. Facendo in questo modo non la potete più muovere e quando uscite rimane lì. Insomma, e quando rientrate rimane lì. Quindi la mia foto anche là di Torino. Ora, con la stessa domanda, stupida ma interessante, c'è qualcuno che ha avuto dei forti problemi a posizionare questa foto? Scrivete sempre in chat di Zoom. Ecco, Eva, tu che hai fatto anche la prova di posizionamento delle foto su Altspace con Samo, dov'è più semplice mettere le foto? Di là o di qua? Su Altspace? Perché mi ricordo che in Altspace, quando abbiamo fatto un corso con Samo, siamo stati tutta una serata a far mettere le foto alle pareti di Altspace e mi sembra che poi alla fine sia stata una disperazione. Qui mi sembra che invece sia, magari vengono un pochino più disallineate almeno in Mozilla Hubs, però mi sembra che si faccia più in fretta, giusto? Quindi a parità, adesso non per fare la gara fra cui è Altspace, però credo che Mozilla Hubs abbia anche lui le sue potenze, insomma i suoi punti forti. Quindi pinnato. Ora io vi chiederei di mettere un'etichetta sotto la vostra immagine scrivendo il vostro nome e la città che è rappresentata. Ce la fate? Sapete come si fa? Basta scriverlo in chat, quindi scrivo Salazar e poi se faccio shift invio vado a capo e poi posso mettere Torino e poi premo sempre la bacchetta magica. Però ragazzi sarebbe utile. Ok, Maurizio. Il pinning dell'immagine è meglio che lo facciate poi anche voi, uno per ciascuno, perché se le pinnate capisco che avete imparato a farlo. Comunque, mettete la vostra etichetta, che dice Salazar Torino, ad esempio, qua, la mettete più o meno sotto la foto, eventualmente la girate anche questa con Shift, ecco, in modo tale che sia più o meno dritta, e così, e poi pinnate anche la descrizione della foto. Salazar Torino. Aspetta, tra l'altro questa qui è un po' lontanina, io faccio così, vado davanti. Sì, il colore non si può cambiare, mi dispiace, ma però è anche carina, quindi era pinnata, quindi la unpinno per spostarla, la afferro e poi la sposto, ecco, qui, e poi posso abbassarla mettendola un pochino sotto, sarà Zartorino, e poi faccio il pin. Ok? Quindi adesso mi muovo e guardo in tutto quello che avete fatto voi, vediamo Silvi Marina. Marina è il nome della città o il nome è sempre tuo? È Shantaram che sta lavorando. Questo l'avevo messo io, mettiamo ancora un'altra etichetta, oppure lo cancello, tanto questo era una prova. Quindi cancello questa immagine e vediamo che ci siano soltanto le vostre immagini.
È la parte di Silvi. Angela, ok. Ah, qui abbiamo una Monica Pavia, bene. Sì. Poi ovviamente vi ricordo, se non siete riusciti a farlo, che è meglio fare le immagini grossine, no? Ok. Ecco, un altro punto interessante è che quando facevamo queste cose in Altspace, mi ricordo ancora, ed Eva se lo ricorderà, il posizionamento dei singoli oggetti era drammatico, per cui tutti alla fine spostavano gli oggetti degli altrui e diventava veramente una cosa folle. E non eravamo neanche in tantissimi. Non so se Eva se lo ricorda, eravamo in 4 o 5, o 6 forse. Eppure Samo era diventato pazzo, perché poi alla fine ognuno si rubava la foto degli altri. Ok? Sì. Infatti sarebbe stato carino avere Samo stasera con noi, ma probabilmente... però vedete che abbiamo fatto più o meno, anche se l'allineamento è un pochino più brutto, abbiamo però ottenuto un qualche cosa di cooperativo e con molto, molto meno confusione. Ok, io sento ancora un po' di disturbo. Sì, sì, tutto si può ingrandire, cioè tutto quello che fate si comporta in maniera sempre omogenea e si può spostare. Quindi io quello che stiamo facendo stasera finora è una cosa abbastanza banale, ma se non la fate per mettere le scritte, mi senti Riccardo? Per mettere le scritte, devi guardarmi, se vuoi guardami un attimo sullo zoom, sullo schermo. Io sono in un punto in cui voglio mettere la scritta, qui davanti a me, si posiziona. Faccio la scritta, cioè scrivo la scritta, scrivo la scritta, eventualmente con shift invio per mettere più righe, riga 2. E poi devi cliccare qua a destra sempre sulla bacchetta magica. E facendo in quel modo compare praticamente davanti a te esattamente quello che tu hai scritto. E quella cosa che hai davanti a te, sempre indicandola e poi facendo la spazzatrice, puoi ingrandirla e metterla come vuoi, alzarla, abbassarla, girarla. Ecco, il problema è che la scritta, quando la muovete col mouse, si muove asfericamente attorno a voi. E io ero convinto di aver mutato tutti, ma evidentemente non si riesce a mutare la gente in lobby. Probabilmente sì. Comunque adesso siamo, ecco, adesso questa scritta che ho fatto vedere per, non mi ricordo chi me l'ha chiesto, la cancello comunque perché serviva solo come dimostrazione. Ok, ciao Mayra. Dunque, adesso in realtà sei arrivata un leggero ritardo. Quindi fammi vedere se chi altri sta eventualmente arrivando. No, siamo tutti, siamo 18. E quindi non riesco a riprenderti quello che abbiamo fatto. Però in sintesi ho chiesto alla gente di prendere una foto da internet e di rezzarla, diciamo, quindi bastava solo scriverla in chat e poi cliccare sulla bacchetta magica, e poi ho detto di posizionarla, ho segnato un po' le tecnichine, ho fatto anche un video dove più o meno queste cose le faccio vedere.
Qui vedo che ci sono delle foto senza scritta, quindi beh, quasi tutte hanno la scritta. Ditemi se avete dei problemi a mettere la scritta. Secondo me mettere le scritte è un'attività importantissima. E correggetemi se sbaglio, dovrebbe essere anche una cosa che può incuriosire molto i vostri, se insegnate ovviamente i vostri allievi. Non so chi sia di Terlizzi, in questo momento mi sfugge. Per creare un oggetto ci avete diversi sistemi. La URL in realtà è il modo più, più veloce, più immediato, più geniale. Cioè praticamente nel mondo di internet il fatto di poter creare semplicemente con una URL ha un che di magico, no? In realtà gli oggetti, si possono creare degli oggetti anche in altro modo scaricandoli col più dal vostro PC. Quindi se avete delle foto o dei modelli o delle cose del vostro PC, basta che facciate più e si apre un qualche cosa sul vostro computer e quindi potete prendere degli oggetti, delle foto ad esempio, e quindi avere rezzare praticamente delle foto che avete sul vostro computer. Questo qui è ad esempio un'immagine che ho messo, che ho tirato su dal mio computer. Quello che succede quando voi mettete l'immagine da una URL dal vostro computer è che l'immagine viene in realtà ricopiata sui server di Mozilla Hubs. E quindi vengo messo su un server effettivo. Tanto adesso vedo che qui ci abbiamo qui. Facciamo così, facciamo l'unpin di quello. Queste qui erano le diapositive dell'altra volta, facciamo un pochino di pulizia. Ecco, se le scritte vanno dietro il pannello, in teoria dovreste andarlo a prendere. Se non le trovate, le immagini, in realtà si potrebbero cercare qua sull'elenco in alto a destra, però è un pochino complicato. Però attenzione che su questo pannello, se si gira, si vedono tutte le foto che ci sono, quindi con un po' di pazienza si può arrivare anche alla vostra foto. Vedete che si vede tutte le cose che sono state messe. Annalisa Pisa, credo. Ecco, la Annalisa Pisa, quella qui è un'immagine che non si vede perché probabilmente è un formato non supportato. Fai vedere? Sì, infatti è un, tu gli hai messo una cosa presa da ImageRes, quindi il formato non è supportato, ma in ogni caso, anche se non è supportato, quando ci vado sopra dal vediamo un po' se riesco a andare. Dunque, aspettate perché c'ho la cosa, quindi ecco, sono qui davanti. Se io vado su quella tua immagine che non è supportata e faccio open link, comunque vado su internet e la vedo lo stesso. Cioè, quindi i link di questo tipo che non sono supportati da Mozilla Hubs perché sono dei link troppo complicati, dei video che non si possono vedere o cose del genere, c'è anche la possibilità di vederli direttamente. Vabbè, è bruttino perché non si vede lo schermo, ma se vuoi farlo vedere devi usare un tipo di immagine effettivo, che vuol dire che devi proprio andare sull'immagine che vuoi rendere e ad esempio questa qua, faccio un esempio stupido, questa qui che ok, questa immagine, se io faccio open link, in realtà vedi che sono tante immagini in realtà, quindi devo andare sulla Torre di Pisa, tasto destro, e da qui faccio copia indirizzo dell'immagine, torno qui da me. Mi metto un filo distante giusto per non creare confusione.
E ripeto praticamente control V, quell'indirizzo JPEG con la bacchetta magica. E non so se vedi, adesso può darsi anche questo. Oh, sembra che quella foto non viene, pazienza. Evidentemente era proprio il sito, allora quindi è proprio il sito che c'ha delle immagini sporche, quindi dovete eventualmente cambiare sito. Per chi chiedeva lo spostamento della Pisa, no, Pisa, guardate, ve lo faccio vedere subito un'immagine di Pisa, basta andare Pisa, immagine, prendiamo questa immagine di Pisa, vedete che sono andato qua, che non è il sito di prima, faccio copia indirizzo dell'immagine e ripeto sempre la procedura che vi ho fatto vedere prima, quindi vado in un punto dove non c'è niente, vado su sempre nella mia bacchettina magica e vedete che adesso la Pisa c'è. Poi, chi chiedeva prima come spostare gli oggetti, basta cliccare sull'oggetto, tenere premuto il mouse e poi lo giri e lui si muove attorno a una specie di circonferenza attorno a te. E se tu mentre lo clicchi, lo tieni cliccato, fai W, ti muovi, lo posizioni, quindi lui si muove con te. Quindi lo alzi, lo abbassi. Per cambiare le dimensioni basta che premi la barra spaziatrice. Poi premi sempre sulle doppie frecce qua sulla destra e poi trascini e poi sempre tenuto premuto continui a trascinare le doppie barre spaziatrici finché le dimensioni sono quelle. Ah, enable dynamic shadow. Può darsi che ci siano cose del genere. Ci sono tanti trucchi che anch'io non conosco integralmente, però diciamo che la cosa interessante è che abbiamo visto che queste cose si riescono a produrre in maniera molto molto semplice e anche quando ci sono un po' di problemucci di questo tipo in qualche modo insomma si riesce ad aggiustare insomma a trovare una soluzione. Ora, l'incontro di stasera, quindi come hai visto, verteva prima, in primo luogo, l'idea era di farvi fare un po' di esercizio sul posizionamento delle immagini e la seconda cosa molto interessante è di invece andare a visitare alcune che si chiamerebbero sim nel gergo di Second Life, ma diciamo delle stanze su cui ha lavorato abbastanza Cristiana Pivetta per descrivere come semplicemente mettendo immagini o usando comunque delle stanze già un po' fatte si possono costruire degli scenari didattici senza impazzire in pratica, o almeno senza impazzire tanto. Quindi prima di andare vorrei solo chiedere a Cristiana Pivetta se mi sente intanto e eventualmente adesso vado su Zoom se riesco. Allora Cristiana, ti ammuto? No, non riesco ad ammutare. Ah sì, ok, ti ho ammutato. Sì, adesso sì, infatti ti stavo scrivendo perché avevo l'audio che non riuscivo a riattivarlo. Allora, okay. Sì, allora queste attività, adesso le vediamo, queste stanze sono quattro, poi non so quali hai deciso di far vedere. Qual è quella che vuoi iniziare a far vedere per prima, Salazar, così l'hai visto? Ma io direi, visto che è molto carina, molto colorata, quella dei pirati, mi piaceva molto. Ok, va bene, ok. Allora. Quindi sai come fare? Tu c'hai il link, lo rezzi, come abbiamo fatto prima, lo scrivi in chat e poi premi la bacchetta e ti compare un teleport automatico.
davanti a te. Sì, allora devo recuperare per il link, pensavo che li avresti messi ah, tu. Ah sì, sì, no, la faccio io, perché, faccio io. Perché lo sai, la connessione è qui giù, se mi collego sì, sì, con sì. quello. Allora, la prima stanza è in effetti quella dei pirati a caccia del tesoro, diciamo, è semplicissima, nel senso che adesso, come la vedete, è già un ambiente che si trova predisposto, quindi non crea grosse difficoltà e neanche sì. richiede grandi competenze. E in questo caso io non mi intendo di matematica, quindi premetto, metto avanti le mani, ma volevo fare un'attività anche che fosse un pochino diversa da quelle che sono le discipline che insegno. E praticamente in questa stanza ho semplicemente collocato, vabbè, a parte la mia foto, quello vabbè, era un esperimento, ci sono collocati dei codici QR molto semplici in cui i ragazzi devono risolvere delle operazioni, quindi bambini poi della scuola primaria, e queste operazioni danno come risultato dei numeri primi e quindi sarebbe per attivare poi la discussione in classe sul fatto che appunto, quindi introdurre i numeri primi da 1 a 100 e poi completare tutti insieme cercando quali sono i numeri che mancano rispetto a quelli che sono stati trovati. È un'attività che si può fare per gruppi, quindi gli studenti entrano per gruppo, quindi chi risolve prima le operazioni ha il primo elenco dei numeri primi che poi sono da completare. Certo, allora se volete andare in quella stanza a vederla, basta che clicchiate qui sul palco, dove vedete io ho messo il cartellino, basta che clicchiate su Visit Room, questo è un teleport, e andate direttamente nella stanza. Quindi lo faccio anch'io, quindi adesso tanto appena vado. Ricordate che tutte le cose che avete messo che non avete pinnato nella stanza originale saranno sparite. Ecco, questa idea del teleport che appunto vi propone Salazar anche è molto interessante perché noi possiamo creare praticamente degli ambienti correlati, quindi delle stanze correlate una all'altra con dei gradi di difficoltà crescente, quindi se qui è da 1 a 100 poi potrebbero essere i numeri primi successivi. In realtà anche per la scuola secondaria di secondo grado si potrebbe appunto introdurre in maniera diciamo più complessa passando, questo l'ho studiato anch'io, quindi passando oltre i numeri 100 i numeri primi diminuiscono secondo appunto l'applicazione di un teorema e quindi potrebbe essere utilizzato in maniera differente, no? Quindi dalla scuola primaria alla scuola secondaria di secondo grado. Poi naturalmente chi è esperto in matematica, in fisica ha sicuramente, diciamo, può avere sicuramente più idee rispetto alla sottoscritta, ecco. Ecco, Però, se avete il cellulare, io l'ho provato il pomeriggio, potete andare verso uno di questi QR code e provare a scandirlo, cioè dovreste avere tutte le applicazioni che fa la scansione del QR code. I bambini lo sanno fare a memoria questa operazione, credo, giusto sì. Cristiano? Sì, ma poi si può con i nuovi smartphone, non serve neanche il lettore, inquadri con la, come dicevo, con la, quando, come se dovessi scattare una fotografia o girare un video e quindi ti porta già direttamente, quindi senza avere anche un'app specifica per leggere i QR code, quindi come se dovessi fare una fotografia e ti apre direttamente il link. Almeno gli ultimi smartphone Android hanno questa funzionalità e quindi si fa ancora prima. Sì, e io ho provato oggi a fare queste cose, visto che quasi tutti di questi scan code in realtà sono delle annotazioni, sono dei calcoli da far fare ai ragazzi. Sì. E, tra l'altro è una cosa molto interessante, nel senso che i QR code comunicano, quindi se c'è un'interazione fra gli oggetti attraverso il cellulare e il bambino, insomma, o chi gioca, giusto Cristiano? Sì, assolutamente. A me era piaciuto del corso che avevi fatto, ti ricordi quando avevate proposto il percorso sull'escape room? Avevi proposto un'attività anche con i QR code, quindi non ho utilizzato diciamo, quella specifica applicazione che avevi indicato. Ho pensato proprio a una cosa semplicissima con il QR code, così in modo tale da far vedere che appunto senza
pur essendo anche senza avere grandi competenze, oppure essendo un insegnante che entra adesso per la prima volta, insomma, nelle classi a distanza, può farlo tranquillamente senza perderci neanche troppo tempo, ecco, con strumenti semplicissimi. Sì. Questo che ti scrivevo prima del Naival Shadow è successo anche a me, nel senso che con il computer, con il Surface, quando io posizionavo le foto e anche qui il record, vedevo la stessa visualizzazione che aveva prima Annalisa, e abilitando, qui ci sono, dove c'è scritto ScanLine, ci sono le istruzioni, e abilitando questo Enable Shadow, allora riesco a vedere anche le foto che prima non riuscivo a vedere, ecco. Però non su tutti i computer, per esempio con questo non serve, col computer portatile normale, col Surface sì. Per quello che mi sono permessa di suggerire prima questa modalità. Sì, no, ma tutti i trucchetti che troviamo sono benvenuti. Tra l'altro a me piaceva molto questa stanzetta che avevi preparato, che tra l'altro non l'hai fatta tu, l'hai trovata da qualche parte, no, giusto? L'ho trovata, sì, come tu ci avevi mostrato, praticamente una volta che sono entrata sono andata a cercare una nuova modalità, una nuova visualizzazione, questa mi piaceva molto. Poi ci ho aggiunto una barchetta, un paio di pesciolini, la mia foto, infatti questa stanza l'avevo salvata e tenuta da parte perché, come dire, mi interessava tantissimo per la creazione proprio di un percorso di digital storytelling, oppure di narrazione, o anche di questo tipo, come poi mi è venuto in mente. Ecco, una cosa che volevo dirvi, se trovate una stanza tipo questa che vi piace e volete farne una simile, c'è un sistema su Mozilla Hubs, praticamente dal torso qui in alto a sinistra, no? Le tre righe orizzontali, si può vedere Room and Scene Info. E facendo Room and Scene Info, qui abbiamo quello che si chiama Tiki Treasure, cioè c'è praticamente la scheda della stanza che ha fatto Cristiana, ma c'è anche un link alla, come si chiama, la scena proprio. C'è la scena da cui parte e tra le scene c'è la possibilità di avere questa isola del tesoro che potete o creare un'altra stanza nuova vostra che parte da quella scena, oppure addirittura andarla a modificare in Spoke. Spoke non l'abbiamo ancora visto tanto, ma è potentissimo che permette di fare moltissime cose. Quindi un'altra delle cose che io trovo molto, molto stimolante di Mozilla Hubs è che non tutto, ma insomma buona parte di quello che si fa è liberamente disponibile e riutilizzabile anche da altri, che mi sembra didatticamente interessante. Tu cosa ne dici, Cristiana? Sì, assolutamente, anche perché, cioè, pensando adesso che da domani, almeno io da domani, altri da venerdì saremo completamente nella didattica a distanza, trovo che sia, come dire, un'attività fruibile e anche facilmente, insomma, si organizza in maniera facile, anche con gli studenti che non hanno grandi competenze digitali, no? Perché magari sanno cercarsi i loro video su YouTube, però poi in realtà non sanno utilizzare bene il digitale, e si può anche condividere in questo caso i link all'interno della video lezione e chiedere loro di svolgere delle attività, cioè, quindi come stiamo facendo adesso, tu condividi, stai condividendo lo schermo, nella chat aggiungi il link, si può fare anche la registrazione, perché invece di mettere il nome reale si può utilizzare un nickname, e i ragazzi possono appunto svolgere l'attività interagendo con l'insegnante, interagendo fra di loro, e quindi non la solita lezione subita, ma in realtà veramente una lezione in cui c'è la discussione, il dibattito, i ragazzi lavorano insieme e c'è il supporto continuo dell'insegnante. Sì. Giovanna chiedeva una domanda, cioè in questo caso i risultati delle operazioni dove, come si usano, a cosa servono? Chiedeva Giovanna. Allora, i risultati delle operazioni, siccome è una caccia al tesoro, i ragazzi dovrebbero condividere praticamente in una chat, oppure si può anche inserire un forms,
quindi semplicemente un quiz fatto o con Google oppure con diciamo con quelli che sono offerti da Microsoft, insomma quello è a scelta di quale piattaforma si sta utilizzando, quindi si potrebbe inserire un link e i ragazzi potrebbero inserire il nome della squadra e i risultati, oppure li annotano appunto sulla chat i primi che riescono a risolvere, e poi si va in pratica. L'attività era quella, non ho fatto in tempo a metterlo, un'immagine in modo tale da poter usare poi la penna, in cui si vanno a crocettare i numeri primi trovati da 1 a 100 e poi insieme si discute quali sono gli altri numeri primi, perché naturalmente da 1 a 100 c'è una certa quantità di numeri primi. Ecco, l'attività era pensata così. Proprio per creare questa interazione, no? Perché è bello anche usare la penna, quindi poter crocettare su un'immagine e aggiungere, no? Sì, per inteso la penna, non ve l'ho ancora fatto vedere, ma si usa, è un po' difficile da usare in realtà col PC, ma è possibile. C'è la penna in alto, vedete che c'è proprio penna. Se voi lo cliccate, compare davanti a voi una specie di raggio laser. E poi è possibile proprio costruire dei disegnini, tipo adesso sto facendo una specie di sole. Non so se volete provare anche voi. È un'altra attività di Mozilla Hubs, veramente interessante, e si può fare praticamente senza tanta fatica. Cioè proprio si può scrivere i propri nomi, tipo scrivo ciao. E poi queste cose costruite diventano degli oggetti tridimensionali che possono essere poi anche condivisi. Quindi poi si può cambiare il colore, Shift Q, ad esempio, per cambiare dimensione, quindi si preme Shift e si ha praticamente una penna più spessa, no? Si può cambiare il colore, insomma ci sono delle cose... interessantissime. Sì, ad esempio si può fare insieme una mappa mentale con gli studenti, ognuno scrive con la propria penna, o anche un'attività di brainstorming, e quindi poi si conservano questi oggetti o si scatta la fotografia, insomma comunque abbiamo anche una documentazione poi dell'attività svolta che può essere pubblicata sul sito. Però è bello, cioè pensiamo a fare una mappa mentale con gli studenti oppure un'attività di brainstorming, e quindi ognuno scrive quella che quindi quantificando in un verbo oppure in un aggettivo, un sostantivo, proprio feedback, rimane sicuramente un'attività molto piacevole e sempre efficace dal punto di vista didattico e educativo. Perfetto, allora io andrei su un'altra stanza e andrei direttamente su quella per cancellare esattamente come con le foto, si usa sempre allo stesso modo, bisogna solo riuscire a beccare, fate escape per uscire dalla penna e poi andate sul vostro ghirigoro, con lo spazio lo cercate di selezionare e a questo punto potete fare il bidone delle immondizie. Oppure si può addirittura fare open link, nel senso che lui ha creato proprio un oggetto da qualche parte. Ah, control Z, si fa l'undo, credo sì. Insomma, ci sono queste cose. Allora, io adesso vado all'ingresso qui dove c'è il forziere, sì. Che fa sempre un po' di effetto. E ci metto il link per la prossima stanza, che è quella del breakout. Sì, okay. Questo è molto interessante, no? Che abbiamo scoperto insieme con Salazar, e ne abbiamo visto anche le funzionalità che ci sono quindi, già pronte. Quindi, anche qui, io ho semplicemente andato sulla mail che mi ha mandato Cristiana, dove c'è questo indirizzo, l'ho fatto incolla in chat, ho premuto sempre la bacchettina magica. Questa bacchettina magica mi ha prodotto sempre questa icona con la famosa stanza didattica. Adesso faccio anche il pin così non se ne va. Ah, non riesco a pinnarla. Vabbè, aspetto che andiate tutti, clicchiate su questo teleport per andare nella famosa stanza e poi fra un attimo Cristiana vi spiegherà come funziona.
quando siete tutti là. Io vi devo aspettare, devo fare un po' il... Scusa, mi può darsi che abbia io messo qualche... quando ho modificato, stavo provando tutte le varie funzionalità e magari abbia disabilitato il fatto che si possa pinnare. Potrebbe anche ho capito. Vabbè, non importa. Ditemi solo quando siete andati tutti. Ditemi solo quando siete andati tutti. Sì, comunque il fatto di far pinnare le cose è un po' pericoloso, perché poi gli studenti possono lasciare delle cose che magari sono... non sono... Diciamo che vengono pesanti. Si fanno gli scherzetti, magari ci vanno quando non ci siete voi, infatti... A quel punto conviene utilizzare il codice per 72 ore, insomma, e quindi anche questo, no? Ti ricordi il codice, dura 72 ore, oppure sì, si può condividere. Oppure quello che... Allora, qui abbiamo ancora Shantaram, Laura Antica, eccetera. Nel caso, se non riuscite a entrare in questo modo perché non ci seguite, lo metto in chat. Lo metto in chat. Se riuscisse. Lo metto in chat per tutti. Quindi everyone, control V. Così ci arrivate dalla chat di Zoom. Perché adesso non appena io entrerò qua scomparirà il... Quindi andiamo a visit room. È bella questa stanza perché c'è anche il giardino fuori. Non so se hai poi visto il giardino. Cioè proprio esci fuori dalle stanze e sei fuori nel giardino, anche all'aperto, quindi... Tra l'altro questa stanza qua, appena mi farà entrare, dopo che verrà descritto Cristiana un po' come funziona, c'è una particolarità che magari vi farà vedere anche Cristiana, che è, per me è stata una novità assoluta e che è molto molto interessante. Comunque adesso allora, sì. Allora, questa stanza, cioè questa stanza, questo è proprio un ambiente vero e proprio, una scuola che ha diverse stanze. Vedete, ad esempio, questa è per la primaria, a seconda del grado, e qui, vedete, ho inserito dove ci sono le funzioni della lingua. Questo è un pannello, ad esempio. Io, semplicemente, senza usare Spoke, mi sono avvicinata per inserire l'immagine. Nel momento in cui mi avvicino col mio avatar, compare tutto un contorno azzurro. Quindi tutti questi pannelli possono essere poi modificati. Compare questo quadro azzurro e noi ci avviciniamo proprio, rilasciamo la nostra fotografia e ce la inserisce. Vedete, questa è proprio stata perfetta, quella delle funzioni della lingua, centrata proprio perfettamente. Quindi senza stare a fare chissà grandi, così come ce la sta mostrando adesso di lato Salazar, vedete che è perfetta, le funzioni della lingua. Poi io potevo anche allargarla, l'ho lasciata così, e questa è semplicemente una slide di PowerPoint salvata in PNG, fra l'altro, in questo modo. Quindi si può fare tranquillamente. E, quindi questo è per la quindi primaria. Quindi questo allinea lui automaticamente? Solo che sì, sì. Compare praticamente, come ti dicevo, una cornice azzurra, una sorta di qua, come se ci fosse una cornicetta azzurra. Tu la inserisci al centro della cornicetta e te la acchiappa lui direttamente, te la inserisce. Quindi in questo ambiente, che è costituito da diverse stanze e poi dalle breakout, che cosa sono le breakout? Ci sono delle mini stanze dove appunto c'è lo stesso un pannello di questo tipo, ma gli studenti si possono sedere, cioè è possibile sedersi. Quindi è molto, molto carino, nel senso che abbiamo un ambiente che noi possiamo modulare, quindi mettendo degli spunti, oppure gli studenti vanno a caricare appunto nei vari pannelli le attività che hanno predisposto e si discute insieme. Le breakout sono proprio piccolissime e quindi consentono all'interno di questo ambiente di suddividere anche gli studenti per gruppi collaborativi. Ci si entra, ecco, cliccando qui, vedete dove è qui, click to go to breakout, e vedete, questa è la stanza che ci consente, una volta che ci avviciniamo alle seggioline, ecco, con questi omini che spuntano, io mi sono seduta e ho mandato infatti una foto, ecco, così come sta facendo Sale. Per farli vedere bisogna premere lo spazio, quindi premendo lo spazio si vengono gli omini,
E con gli omini praticamente si siede esattamente e si ha la seduta famosa che alcuni dicevano: come mai non ci si può sedere qua su Mozilla Hubs? In realtà non è una vera e propria seduta, ma è una cosa molto, molto vicina. Sì, però è bello perché in effetti in queste breakout gli studenti possono lavorare in gruppo, possono scrivere, come abbiamo detto prima, con la penna, possono caricare i loro materiali e l'insegnante si può spostare da una breakout all'altra, fornendo poi il supporto. Ed è un ambiente così, quindi già precostituito, che noi si può appunto utilizzare, quindi inserendo tranquillamente, molto velocemente le attività, e può essere proprio la nostra aula virtuale nella quale lavorare. Anche come dicevo prima, durante una video lezione i gruppi sono costituiti e c'è questo ambiente unico, cioè io lo trovo molto, molto funzionale per l'attività didattica e poi ogni gruppo ha la sua stanza, quindi insomma molto, molto carino. E anche perché ci sono le altre stanze, noi abbiamo visto prima la stanza 1 che è quella che va bene per la primaria, la stanza 2 è già una stanza che è questa. Diversa, anche qui, anche lì avevo messo delle slide, non so se ci sono ancora, delle slide su questa grande, come dire, parete, su questa grande LIM. Ecco, infatti da questa parte, vedete, qui ad esempio, se da vicino si vedono spostate, però anche queste si infilano allo stesso modo, cioè una volta che ci si avvicina c'è questa sorta di cornice blu e uno va a sistemarle. Dall'altra parte è proprio perfetta, qui bisogna stare un po' a giocarci un po', però, come dire, l'effetto da questa distanza è gradevole e si legge perfettamente, si Sì, possono ancora la gente ingrandire. continuava a chiedermi come ci si siede. È sufficiente guardare l'aula, premere lo spazio e compaiono tutti gli omini, non so se vedete. E a quel punto scegliete uno degli omini e vi siedete esattamente in quella posizione e vedete esattamente la lavagna come è stata concepita da Cristiana, ad esempio. Adesso qui è un po' piccolina in effetti, ma... Sì. Ecco, una cosa Diciamo. notevole di queste sedute è che una volta che uno si siede, se si può sedere solo uno per volta. Quindi sono veramente delle cose prenotabili. E si possono tra l'altro fare in Spoke, perché io l'ho provato a vedere questa cosa qua, si può entrare in Spoke, ho visto come l'hanno fatte. Sono semplicemente degli oggetti tipo waypoint. E gli waypoint hanno, tra le altre cose, anche la capacità di bloccare i movimenti. Cioè, nel senso, io adesso se mi faccio W mi muovo, ma si può dire che chi si siede sia bloccato e rimane fermo lì, cioè, proprio per motivi didattici, insomma, per evitare di disperdersi, suppongo, giusto, Cristiano? Sì, quindi anche lì dove c'è, per esempio, anche lo stesso nei pannelli, dove c'è l'orario scolastico, le cartine, tutti questi pannelli che troviamo in tutte le aule, e noi ci possiamo sostituire, ci possiamo aggiungere, mettere sopra quello che ci pare più opportuno, ecco, senza nessun problema. Sì, ci si può disegnare, insomma. Insomma, io l'ho trovata molto utile perché, come dire, prima di tutto la funzione di sedersi, poi il fatto che anche se non si ha ancora la conoscenza di Spoke, se si ha fretta, perché molte volte prepari la lezione per il giorno dopo, quindi ci vuole 10 minuti, entro 10 minuti sistemo tutti i pannelli che mi servono e quindi per l'indomani sono pronta senza dover, come dire, stare tanto tempo. Magari un altro giorno che ho più tempo mi dedico con più cura, però questo mi consente appunto di organizzare velocemente delle attività e di lavorare con gli studenti. Ecco. Quindi, poi si può uscire anche al di fuori di questa scuola, c'è un grande giardino e si vedono poi le stanze, no? Le varie breakout e le varie room. E volando si può passare in mezzo alle pareti, Sì. si Eccoci qua, può, fuori, eccoci qua. e E si può quindi c'è anche, uscire. si può fare anche, come dire, il debriefing in giardino, no? Una volta che abbiamo finito, usciamo in giardino tutti quanti, prima di salutarci, quindi si fa il punto della Tra sicurezza. l'altro il volo può essere anche vincolato, nel senso si può dire che in una stanza non si può volare, cioè c'era una delle opzioni. Quindi cioè questo può essere utile per fare specie di game o di quiz in modo tale da evitare che i bambini trassino, no? Cioè, insomma,
facciano certo. delle cose, non tipo se fate un, se per caso volete fare un, come si chiamano, il labirinto e volete che la gente esca, chiaramente se uno vola può uscire immediatamente dal labirinto, no? Anche col teleport in realtà, però diciamo c'è questa cosa qua. Allora, già queste due stanze mi sembrano che offrano degli ambienti interessanti per la DAD, giusto, Cristiana? Sì, assolutamente. Io infatti, quando appunto ci siamo sentiti, ero alla ricerca di un qualcosa di diverso e ho trovato questa, di questa tipologia, in effetti, rispetto alle altre tipologie che sono presenti, l'ho trovata veramente, come dire, ricca di opportunità, perché in effetti anche con tutte quelle indicazioni, quindi bloccare il volo eccetera, in effetti possiamo costruire, come dicevi tu, dei percorsi che sono obbligati e quindi tutti gli studenti devono seguire questo percorso e quindi raggiungere e potenziare magari quel livello di competenza che viene richiesto. Oppure si usa proprio come una classe virtuale, come un ambiente virtuale. Questa cosa delle breakout adesso si utilizza molto. Si può fare anche un corso di formazione per i docenti all'interno, quindi utilizzando le breakout come gruppi di lavoro per i docenti. Ah, poi io vedevo che è molto carina questa cosa di questo ambiente qua per i bambini, no? Qua sì. dentro, che anche qui è fatto in modo tale quei tappetini con la seduta, nel senso che poi i bambini si dispongono e si mettono a guardare, insomma, a parlare, insomma, possono essere messi. Adesso non è così bello come in OpenSim in alcuni casi, però non c'è troppo lontano, ecco, insomma, siamo... Sì, si può fare adesso con i bambini, insomma, si possono fare delle discussioni, parlare del loro io, della loro emotività, di come vivono questo periodo, insomma, può essere anche una modalità per aiutarli, come dire, a vivere questo particolare periodo, quindi... E poter parlare di come loro la pensano, no? Perché alle volte questo a me è capitato, sentivo delle colleghe che dicevano che i loro bambini di scuola primaria dicevano che avevano paura, quindi come hanno interpretato, insomma, le notizie sul telegiornale in questi giorni, hanno tutti paura, hanno gli incubi di notte, quindi questo può essere anche un modo per sdrammatizzare e trovarci, essere tutti insieme e parlare un po', per cercare di fare chiarezza e di supportarli proprio emotivamente. Sì, poi una cosa che non abbiamo ancora visto, ma che ho visto in alcune stanze, ma che secondo me ha un valore didattico interessante, è che possono essere messi anche degli oggetti giocabili praticamente. Adesso non riesco a metterli qua perché non so come si fa più che altro, non mi sono ancora esercitato, però potete mettere delle paperelle o delle altre cose che se toccate praticamente i bambini possono prenderli proprio in mano, cioè cliccandolo col mouse, cliccano e si portano indietro la paperella. E se ci hanno, e se ci avessero il visore, possono proprio prenderlo con le mani, veramente, quindi diventa... Sì, diventa, come dire, il proprio sacchiotto, insomma, è un modo differente di interagire nel mondo virtuale e di trovare dal mondo virtuale proprio la capacità di costruire un ambiente di apprendimento efficace per gli studenti. E come dicevo prima, anche adesso supportarli psicologicamente penso che sia importante. Quindi anche sdrammatizzare, no, quella che è la lezione all'interno di questo, diciamo, di questo spazio, di questa scuola virtuale. Sì, per chi diceva come si fa a uscire, allora il modo più diciamo... veloce e volare, quindi si fa G e poi si può uscire dai muri senza problemi, no? È proprio quello che dicevamo prima, quindi il G serve quando abilitato a fare anche questa operazione, altrimenti può essere anche interessante come esercizio, se non si può volare, dare delle indicazioni ai bambini per farli uscire attraverso una specie di labirinto. Sì, un percorso. Un piccolo labirinto, insomma, con delle istruzioni, delle frecce, insomma, un giochino fatto così. Sì, ma anche per vedere a questo punto come si orientano nello spazio, no? Perché poi l'orientamento che fanno qui nello spazio virtuale, pensiamo ai bambini diversamente abili, che quindi magari possono essere, a seconda delle loro difficoltà, un po' impacciati, invece nel mondo virtuale hanno le stesse possibilità degli altri bambini e quindi
acquisiscono come dire, più facilmente anche questa capacità di muoversi nello spazio, di distinguere la sinistra dalla destra, l'alto, il basso, eccetera. Quindi può essere anche di aiuto, no? nella costruzione anche visiva, come muoversi in uno spazio, perché poi appunto queste abilità sono trasferibili poi alla realtà, quella reale. Sì, poi una cosa che avevo notato proprio vedendo questa scena, che quindi per me è estremamente interessante, è che c'è anche il concetto di porta. Vedete che qui nella porta di un breakout è chiusa, ma se io clicco su questa specie di teleport vado immediatamente dentro. Quindi questo equivale a dire apro la porta e dentro. Ed è un concetto che è così come c'è viceversa dentro, c'è un altro pannello che cliccando apre la porta e esce in corridoio, no? Questo è proprio un modo di vedere le porte un pochino più attivo rispetto alla semplice, insomma, insenatura, insomma, camminare, no? Sì, è proprio l'organizzazione spaziale e l'organizzazione appunto delle regole, che non è soltanto la regola di stare a scuola, ma è la regola normale quando noi interagiamo in uno spazio chiuso, no? Quindi come ci muoviamo, come entriamo e come poi ci come dire, collaboriamo con gli altri, quindi come interagiamo con gli altri è il livello di comunicazione. Sì, come si fanno queste porte? In realtà sono banalissime. Queste porte sono solo un pannello con un indirizzo che rimanda a un teleport interno. In pratica vedete che questo è esattamente un go-to. Quindi vuol dire che dentro è stato specificato un punto che è specificato come label di teleport e questo è semplicemente un pannello che è stato realizzato con la bacchetta solita oppure in spoke, dicendo a un certo punto che è un teleport che finisce praticamente dentro un indirizzo specifico. Magari se Giovanna vuole fare appunto, e Maria mi sembra che siano proposte per fare un laboratorio, no? Magari si può fare un laboratorio dove si prende proprio uno schema di questo tipo e si prova, non dico a costruirlo da zero, ma di fare alcune modifiche, no? Cosa dici, Giovanna? Aggiungere delle porte, insomma, delle cosette del genere, insomma, aggiungere dei teleport, aggiungere delle posizioni. Le posizioni sedute hanno anche un altro vantaggio, nel senso che voi potete fare, in realtà le sedute, come le chiama Cristiana, sono dei teleport che possono essere cliccate. Quindi se io potrei mettere una seduta di questo tipo davanti a questa tavola degli elementi e poi cliccare, e cliccando io mi sposto lì e vedo esattamente questo schermo, no? Cioè che sono la tavola degli elementi, sì, è la tavola degli elementi. E quindi è un modo per fare in modo tale che la gente si metta in posizione comoda davanti a un'opera d'arte, o un quadro, una statua, eccetera, per vederla da varie angolazioni. Ed è una cosa che nei mondi virtuali è molto, molto interessante. In Second Life si fa, ma si deve fare uno script abbastanza complesso per farlo, e invece qua è abbastanza elementare come molte altre cose. Poi Cristiana aveva preparato altre due o tre stanze, ma non abbiamo tempo di vederle. Vabbè. Se lei è d'accordo, lasceremo gli indirizzi sulla Classroom. Sì, assolutamente sì. Uno è uno spazio aperto, un hub. Anche lì abbiamo tante superfici aperte, quindi ognuno la va, come dire, a concepire come vuole, ci mette le sedie, ci mette gli stand. In questo caso ci sono delle attività inserite dai ragazzi, io non ne ho aggiunto altre perché ne avevo altre, ma temevo che poi fosse troppo, troppo pesante. È un percorso sui Promessi Sposi e quindi stanno preparando delle schede sui personaggi e le stanno inserendo dentro. Poi l'altra stanza, mi ricordi il titolo, che adesso mi viene diverse. Adesso, dunque. Cos'era? Quindi era Promessi Sposi e poi cos'era? Allora, tu hai mandato uno, stanza scuola sì. Con breakout, uno Promessi Sposi, Interstellar. Interstellar, molto interessante. Sì. E Interstellar lì è, come dire, un piccolo accenno di Spoke, ma proprio
così perché ho inserito un'isoletta. Ecco, cosa ho inserito lì? Ho utilizzato gli strumenti che vi ha fatto vedere, appunto alcune funzionalità che vi ha fatto vedere Salazar. Ho inserito quindi delle scritte dove ho inserito delle indicazioni per i ragazzi per inventare un racconto di fantascienza. Al suo interno ho posizionato delle navicelle spaziali, un vulcano, un paio di pianeti, due astronauti, e quindi poi ci sono disseminate queste istruzioni come casella di testo, no? Quindi quella casella nera, dove i ragazzi devono appunto cercare le istruzioni e poi costruire il loro racconto di fantascienza. Si ispira un po' Interstellar, un famoso film, no? Che sulla fantascienza, e quindi fa parte di un modulo legato allo studio della fantascienza, e quindi è l'attività pratica, no? Andiamo a visitare, scegliamo quello che ci serve e in gruppo costruiamo il nostro racconto di fantascienza. Sì. Quindi tolta l'isoletta si potrebbe fare anche senza usare Spoke, io ci ho messo questa isoletta così e va bene, era come dire un esperimento di uso, ecco. Sì, allora quindi adesso siamo un po' in dirittura d'arrivo, perché secondo me questi incontri che facciamo più di un'ora diventano, anzi siamo già un'ora e un quarto. Siamo anche oltre, sì. Cominciano a diventare pesantini. Comunque l'idea è con questo modulo di darvi un compitino, che però comunque non è che ci sia urgenza, nel senso che potete farlo con calma nelle prossime settimane, magari anche con l'aiuto di questi eventuali laboratori di Spoke che abbiamo accennato, in cui voi provate anche voi a fare, a copiare, perché no, anche queste idee, con i link che vi diamo, di Interstellar, di Promessi Sposi, eccetera, e ognuna di queste stanze, di queste scene sono liberamente riutilizzabili perché sono di dominio pubblico, cioè quindi non sono né a pagamento né dovete chiedere il permesso a nessuno, no? Sì, sì, assolutamente free, anche bello anche questo, nel senso che è una risorsa a costo zero, ci serve un minimo di connessione e basta. Cioè io adesso è perché non ho la connessione fibra e quindi se reggo una video lezione non posso trasferirmi in un mondo particolare dove ci sono molti oggetti. Però da scuola tranquillamente io condivido il link in video lezione e stiamo lavorando, perché appunto lì ho la fibra, quindi semplicemente anche questo, quindi con una normale fibra si riesce a lavorare tranquillamente, anche proiettando lo schermo, registrando senza nessun problema. Va bene, se ci sono qualche ultima domanda, io poi spegnerei e passerei poi alla... ne hai diverse. Vediamo Santaram, le più importanti, ma perché se ne hai 2000 non... Sì, e infatti quello che abbiamo cercato di fare anche con Cristiano è di fare qualche cosa che non avevamo ancora detto. Dunque, voce, proviamo a metterti la voce. Aspetta. Dai, grazie. Okay. Grazie. Ce l'hai, sì. Scusate, fatemi ogni tanto così lo scherzo. Sì, allora, interessantissima tutto. E ho notato alcune cose. Innanzitutto questa cosa delle sedute che a memoria storica di tutti i corsi fatti non abbiamo mai visto. No. E quindi è interessantissimo. Cioè, anche io spero oggi che l'affronteremo. Infatti quando lei mi ha detto guarda se si può sedere, devo essere, ma fammi vedere come si fa. E poi sono andato subito a curiosare in Spoke come l'ha fatto. Quindi si fa in Spoke con dei teleport? Se no, c'è un oggetto che si chiama Waypoint. Ah, sì, sì, mi ricordo. Perché io avevo visto il Waypoint, ma non avevo capito cosa servisse. Sì, sul finale del corso di Taranto. Esatto. E servono proprio a questo, nel senso che tu fai un Waypoint e lui, dove tu metti un Waypoint, lui materializza quel famoso scheletrino, no? Quel fantasmino. E sì, che se tu clicchi e poi ci vai a finire dentro nella posizione esatta dell'avatarino che vedi, del robottino. Vabbè, chiaramente spero e auspico che sarà oggetto di laboratorio di lezione, se lo faremo insieme. Sì, sono tutti teleport. Tra l'altro sono teleport, come si chiama questa cosa qua? Sono Waypoint, si chiamano Waypoint. E se volete ve lo faccio anche vedere velocemente, ma, cioè, sì. Se noi andiamo qua e facciamo
Room and Scene Info. Questa qui è la Hubs School, Hubs School. Facciamo un remix in Spoke. Entriamo direttamente in questa scuola. Quando arriverà, ovviamente. Perché sono un briciolo pesantino, evidentemente, queste cose. Beh, se non arriva, magari poi lasciamo perdere. Poi adesso ci abbiamo aggiunto ecco. Diverse cose. Allora, qui tra l'altro ci si può muovere, non so se lo sapete in Spoke, col tasto destro e W e ci si può muovere come si volasse, no? Sempre col tasto destro del mouse. Vedete tutti quei robottini che sono lì? Se io li clicco e vado a vedere che cosa sono, io così ho fatto. Quindi la mia curiosità, sono andato a vedere quello che era blu qua. Sono andato a vederlo, vedete che c'è questo simbolino. E questo simbolino, poi ero curiosissimo di vedere che simbolino era, ed era il waypoint, scusate, ho sbagliato. La mia dislessia è incredibile. No, ma è scritto waypoint, eh? È scritto waypoint, sì. Mi pare. Ah, allora la mia dislessia è ancora peggio di come mi ha ricordato. No, è scritto correttamente. Ho detto giusto, e però mi sono ricordato sbagliato. perché ho fatto il misto fra waypoint e teleport, nella mia testa si formano così le cose. Qui ci sono, quindi questo waypoint è proprio questo mestiere, e tra l'altro qui potete anche dire, anche la scala, qui compare il robottino, infatti ho fatto delle provine, se qui mettete 5 ad esempio diventa una cosa enorme, quindi si vede anche da un gigante. Sì. E quindi può essere una specie di teleport che si vede a distanza, no? Per fare dei fari praticamente. E qui le idee sono infinite. Poi invece mettiamolo a 1. Poi potete anche controllare l'altezza. Ad esempio qui loro l'hanno messo a meno 0,50, ma se lo volete più affossato potete mettere meno 0,1. No. Meno 0,1. Vabbè, adesso non ha funzionato, ma l'idea è che si può abbassare lungo la Y. Ah no, meno 0,1 è giusto perché è più alto. Quindi devo mettere meno 1 per farlo più basso. Ecco, vedete che diventa affossato. Adesso non ho visto se funziona, però vuol dire che potete far accucciare proprio un avatar, forse. No? Bisogna sperimentare. E poi l'altra cosa interessante è che potete anche ruotarlo. Quindi se voi vedete qua, e ruotate questo signore, dunque la rotazione R, sì, compare lì la rotazione, quindi si può ruotare praticamente in modo in cui, forse non era giusto, comunque ruotando praticamente si dovrebbe controllare in che direzione sta guardando, però forse si fa prima a farlo ruotare da qua, mettendo 90 gradi per farlo guardare a sinistra, no? E così via. Quindi si lavora praticamente tutto su Spoke, che non è così difficile come sembra. E per chi mi chiedeva come erano fatte quelle porte, vedete che qui abbiamo questi click to go to... Ecco, vedete che questa qui a sua volta è un link, si chiama. E il link lo devo cercare sempre qua, qual è? Dov'è? Sala, puoi ammettere, c'è Maurizio che admit sotto, se puoi farlo, magari. Ah, vedo, allora, vedo qui. C'è un lol, glielo in castigo, sì. Ammettiamolo. Non so, perché penso che forse magari può darsi che sia cascato fuori e vi chiedeva. No, ma io sono tutti, non tutti sono dentro. Nessuno. Sono tutti Vabbè. Dentro. Okay, comunque, ascoltate, siamo praticamente già oltre la lezione, infatti tra poco poi smetto, però era soltanto per farvi vedere o sentire, comunque chi non l'ha visto bene adesso lo vede poi sul... Ah, ecco, è Centered Admit, che adesso è entrato. Direi che abbiamo visto delle cose, come diceva anche Daniele, molto interessanti. Questo qui della seduta è molto interessante. E tra l'altro quando la vedevo mi sono venuti in mente anche dei giochini, nel senso che si può fare, tipo mettere dei waypoint per indicare le risposte a un quiz e poi vedere i bambini chi è che risponde più velocemente, perché solo uno per volta può stare nel waypoint e quindi
si può fare veramente anche le gare, no? A quiz a chi risponde giusto. Quindi si possono... Sal, scusami. Sì. Una cosa che volevo dirti ancora, se ho capito bene prima durante la lezione, è possibile limitare il volo in ambiti particolari della room? No, in ambiti particolari per esempio, qui dentro non si può, fuori? No, fuori sì. Nella room si può solo metterla in generale, non si può dire un pezzo simile. Ah, ecco, avevo capito male. Quindi, ok, la terza cosa che ti voglio dire, e poi chiudo, mi azzittisco. Ci sei già azzittito. Ti abbiamo perso. Vabbè, o lo scrivi in chat, oppure poi me lo chiedi in separata sede. Qui, diciamo, era la domanda sulle proprietà del room settings. Sì, era e qui abbiamo il low flying, che low flying è disponibile per tutta la stanza e non per un pezzo della stanza. E non so come limitare. No, si applica a tutto lo spazio che viene utilizzato. Non è... Sì. Va bene, allora domandina interessante. Io spero di avervi, io e Cristiana, spero di avervi stimolato un po' a vedere Mozilla Hub sotto una luce leggermente diversa, no? Aver dato delle idee sull'uso, no? Sull'uso sia in classe, ma anche nell'organizzazione di corsi con altri docenti può essere utile, anche da questo punto di vista, quindi dal punto di vista professionale e dal punto di vista anche della propria, diciamo, dimensione di insegnante. Ok, quindi io vediamo un po' solo le ultime chat che ci sono e poi interromperei. Ok, poi mi scrivi. Perfetto, allora io vi saluterei tutti, interrompo la registrazione e ci sentiamo sul gruppo Facebook, nello 3D, e poi discutiamo come proseguire questa esperienza di Mozilla Hubs, magari con qualche laboratorio. Quindi buona serata a tutti. Buona serata a tutti.